credo che sia un vantaggio per le società che già in qualche modo utilizzavano questo impianto, ma anche quelle che lo utilizzavano un po' in meno, di avere un luogo deputato a fare un'attività anche di buon livello nell'impianto che a suo tempo era nato in occasione dei mondiali Under 23, ma che nel tempo praticamente si era un po' perso sulle tracce di non uniformità di intenti su quello che doveva diventare o che poteva diventare la fascia di rispetto di Genoa Pra. Anche perché in Liguria ci sono campioni importanti, atleti che si stanno affermando, la partecipazione di Perina alle ultime Olimpiadi, titoli mondiali giovanili, uno stadio del Remo a cui le società tengono molto e cui l'intervento della federazione è molto importante. Sicuramente Marco, tu accennavi a qualche atleta, ce ne sono diversi altri che in fase di sbocciatura. Noi naturalmente come federazione ci auguriamo che questo parterre possa ulteriormente ampliarsi. E dicevo, quindi a maggior ragione la federazione non poteva non impegnarsi nel cercare di mettere tutti quanti attorno a un tavolo e far sì che questo luogo fosse maggiormente sfruttato o maggiormente adattato a quelle che sono le nostre esigenze, le esigenze delle società remiere. Questo centro servirà anche per i raduni, per l'attività giovanile, anche per i master. Naturalmente potrebbe servire a una serie di attività. Ora, come si diceva prima intorno al tavolo, questo è un primo passo, una sigla di un accordo intorno al quale c'è tutto un lavoro da portare avanti e a cui può portare anche sicuramente la decentralizzazione di qualche attività. La fascia di rispetto di Pra può essere valorizzata, nel senso che la fascia di rispetto è un valore in sé, cioè uno spazio che è stato conquistato dalla cittadinanza quando sono stati fatti i lavori del porto di Voltri. Il centro remiero e il campo di regata erano uno degli elementi qualificanti di quest'area e adesso l'associazione Pra Viva e la Federazione di Canottaggio stipulano questo accordo per la gestione del centro remiero, una gestione che viene affidata alla Federazione di Canottaggio, che ovviamente rappresenta le tante società genovesi e liguri che troveranno in questa struttura spazi adeguati per svolgere la loro attività. È un evento storico questo, devo dire, perché dopo i campionati del mondo Under 23 del 2002, proprio io nel primo mandato come presidente avevo avviato proprio tutta la parte di gestione del centro remiero che culmina dopo quattro presidenze nazionali, culmina finalmente in un progetto di più ampio respiro che è il primo centro federale periferico della Federazione Italiana Canottaggio. Che valore ha per le società liguri? Ma devo dire che avere la federazione vicino vuol dire avere delle eccellenze e poter sfruttare la federazione sul territorio proprio per diciamo, sviluppare i propri giovani che sono i più talentuosi per il nostro sport.